Questa seta? Una scheda che ci è tornata indietro, compilata da questi clienti. Ci sono, ma non sono scritte molto in piccolo. Sì, ci sono. Non li vedo. Sono qua, ma in effetti sì. Sta filmando? Organizziamo dei palli. Qual è il più importante? Bene, abbiamo tre serate. Beh, diciamo che per avere una scelta più ampia, diciamo, le persone cominciano già all'inizio dell'autunno, fine estate. Perché se volete vedere devo tirar fuori qualcosa e mostrarvi. Si fanno colate di gesso e facevano solo quello, come adesso in qualche modo, no? Da qua la maschera è pronta per essere disegnata nei vari confini, perimetri, il taglio. Sì, sì. Il pantalone e la maschera delle gambe, sì, sì, no, di carta, intervallando la colla e la garza, modelliamo l'interno. Perché è una questione di materiali, si può fare una maschera con materiali riciclati, e per cui con un costo del prodotto vicino allo zero, in cui si aggiunge solo la manualità dell'artista. Si può fare una maschera in foglia d'oro zecchino con particolari passamanerie, decorazioni, gioielli, per cui il costo sale, insomma, si può arrivare a 300, 400 euro, insomma. Questo è un altro 800, però pur essendo colorato è molto sobrio rispetto a un 700 o un Lance Royale. Così, esatto. Pantalone, sotto. Questo è un pantalone, non usavano molto gli scozzesi. Un po' simile alla moda attuale, da uomo, parliamo da uomo. Mentre il vestito da donna, chiaro, nell'Ottocento c'erano ancora tutte le crinoline, soprattutto i vestiti da ballo, i vestiti da sera, erano molto appariscenti per le donne. L'uomo in genere aveva l'abito scuro, col cravattino bianco, ecco, era la tuba o il cilindro, quello che si usava. C'è la volontà di voler fare una cosa bella e soprattutto unica, nel senso mai ripetere una cosa già vista in passato, ecco, cercare sempre di creare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Questa sì è un po' la competizione, ma forse neanche tanto con gli amici quanto con se stessi, di voler fare ogni anno una cosa sempre più bella o perlomeno che noi crediamo sia più bella. Noi oggi pensiamo al carnevale come il luogo della maschera, ma la maschera è qualcosa che abbiamo fatto noi. Molti si vestono da damina del Settecento, da cavaliere di tempi andati, ma non c'era meno questo nascondimento. Molte volte ci si continuava a vestire più o meno come sempre, portandosi una maschera o legandosi una maschera addosso. E
e quando si arriva all'Unità d'Italia in realtà non cambiano le cose, perché ormai Venezia ha perso questa centralità e sarà Roma, sarà Milano, saranno altre città quelle importanti da questo punto di vista. Quindi Venezia piano piano comincia ad assurgere al mito, e allora ecco che nasce la leggenda, nasce il mito appunto del carnevale, la regata storica, tutte queste feste che sono tutte state rifatte, ripristinate alla fine dell'Ottocento e dopo nel Novecento. Quindi certamente il mito prevale sulla storia. Qui tutte le case, le strade sono quelle di 200-300 anni fa, e quando si cammina la sera, di notte, i negozi sono chiusi, i negozi moderni, e indossando un costume del 700 è un po' come ritornare indietro di 200 anni fa. La nostra ombra è la stessa ombra di Casanova, voglio dire, un nome conosciuto.